Pietro. Uè. Ciao, grande. Grazie che sei venuto. Dopo la canzone tocca a te. Grazie per l'intervista. Senti, allora, come vuoi che ti presento? Pietro Castellitto, attore Pietro Castellitto. Perfetto. Famo attore regista. Anzi, fai il regista attore. Dico prima regista. Prima regista, perché tutti dicono attore regista, famo. Meglio, sì. Senti, rafting, dico qualcosa? Dico qualcosa sul rafting? Che sarebbe rafting? Rafting è quella cosa che si fa sul fiume con i remi. Non lo fai. Il rafting sarebbe la canoa, ma te che intendi per rafting? No, non lo so, vuoi che dico qualcosa? Appassionati del rafting, non. Ma di canoa dici? No, ma cazzo c'entra? C'entra niente, no, infatti l'ho detto così. Senti, tu hai fatto la serie quella su Totti il calciatore. Se ne può parlare? Questo assolutamente no. Questo Totti non può proprio essere nominato, veramente ci denunciano. Ma chi? Non ti fanno proprio uscire. Ho firmato 2000 lettere di segretezza in cui. Che sono le lettere di segretezza? Firmi ste cose e paghi le penali proprio, sono grosse, eh? Cioè io se dico tu hai fatto Totti in un film, una serie su Totti, succede. Sì. Quant'è sta penale? Se chiedo scusa. No, roba poco dei milioni. Ma a parte quello, cioè, non ce la fanno uscire la cosa. Non. No, vabbè. Totti assolutamente no, ti prego. Te domanda, tu c'hai serpenti velenosi in tasca, animali strani, esotici? No, c'hai cioè animali, velenoso, scorpioni? No. No, che cazzo devo fare? No, te lo chiedo adesso per non chiedertelo durante il programma, non ci avrebbe senso. Durante il programma sembrerebbe certo, una cosa senza senso, se no, poi ti metterai in imbarazzo. Anzi, no, levateli tutti questi dubbi, fratello. L'imitazione di Troisi. Questa è figa. La facciamo, che diventa so clippabile fare, pure. Che te faccio. L'imitazione di Troisi? No, Pietro Castellitto, ci fai l'imitazione di Troisi? No, lo so fare, non c'ha senso. Scusa, ti volevo fare questa domanda e poi magari per chiudere. Ti chiedo, tu sei, ti consideri. Prego, mettiamo due o tre paletti di cose perché allora, se mi metti in difficoltà. Troisi no? Estratti, Troisi no? Al massimo te la butto e lì. Totti ti no, chiedo, con qualche clip. Ti chiedo, Pietro, ti consideri un attore apolitico o un attore di destra? E poi tu mi rispondi. No. Te la faccio, questa verso no, l'inizio. Questa no, ma te perché mi devi fare te? Perché mi devi segare le gambe? Che vuol dire apolitico o di destra? Perché mo già? Questa cosa che ho di Garrone non. Guarda, ne parliamo. Sei microfonato, sei. No, è spento. No, non è spento. La cosa che ho di Matteo Garrone, ma che lo detesti. Ma che cazzo stai a dire? No, ma magari te lo chiedo e tu mi dici no. Perché devi creare il problema? Non lo odio, non ne parliamo. Il problema lo chiedo tu. Se te fai non ne voglio parlare. Ma non ha senso. Tu che. Allora, dico, ti stai indifferente. Ti stai indifferente Garrone. Siamo Dai, ci stiamo. Ti chiamo io, no. Registratore. È il momento dell'altro ospite di quest'oggi. È un regista attore. Prima regista e poi anche attore. È qui non solo per presentare un film, è qui per un'intervista. Pietro Castellitto. Ciao Pietro. Pietro. Grazie di avermi invitato. Prego, grazie. E rafting mai praticato, neanche tu? Rafting? No. Non è una cosa, no, però no. Fai tante cose. Sì. Vabbè. Senti. Sanducci? Sì, ho scritto male io. Che le grafiche le faccio io. Vabbè. E insomma, ultima puntata, uno è anche stanco. Però per me è stato un segno di. Perché prima ti ho detto 2L2T. Infatti ci stanno. No, 2L2T, allora, però sai che è una fretta, 2L2T, ho messo anche 2C, però anche un modo, no? Per un omaggio all'arma dei carabinieri. Vabbè, tanto mo, guarda, se non la facevi nota a te sta cosa non se la vedeva nessuno. Ecco, parliamo di questo ruolo che de Totti. No, il ruolo di Totti, non del film. Candelà, parliamo di Candelà. Candelà era stato un grande giocatore. Grandissimo calciatore. Sì. Della Roma. Della Roma. Un esterno molto forte è stato Candelà. No, però giocava proprio nella squadra. Sì, certo. Senti, l'aneddoto. Allora, tu stai. Ecco, dai, quella cosa. Il film I Predatori. Sì. Che è stato tuo, regia e anche stato, attore. Sì. È uscito nelle sale. Posso, sì. È stato il mio esordio della regia, è uscito il 22 ottobre scorso e infatti mi ricordo e cercai anche di promuoverlo qua. Ed è il mio esordio, insomma, no? Forse una delle cose più intime della mia vita, ci tengo molto. Certo, io l'ho visto, mi è piaciuto tantissimo. Vediamo degli estratti assieme, Pietro. Grazie. Pietro, la tua
grande passione. No, per... ma il... Che è sta roba? So... è una foto, chiaramente, metterli qua, costava... Dove? Sono gli estratti. Uno, due, sono quattro bocce de... Cinque. Ma perché c'è... Io gli estratti del film, ovviamente, intendevo. Io... No, io non l'avevo mai detto, estratti del film. Ho detto, abbiamo degli estratti, più d'uno. Del film c'era una questione con le... Non bisognava pagare i cinema a tutti. Ma che senso c'è una cosa del La genere? Tua imitazione del grande Massimo Troisi. Un ricordo che vogliamo fare. La tua imitazione faccia perché è cliccatissima, cliccatissima. E le... no, non, io non la so fare l'imitazione di Troisi. Giustamente davanti ai grandi uno si imbarazza, ci sta. Gli facciamo un applauso a Massimo. Ha portato la napoletanità buona nel mondo. Sì. E ecco, la tua antipatia, non antipatia, con alcuni registi. Sorrentino, Garrone, Virzì, non mi piacciono. Non hai mai detto una cosa del genere? Lo vogliamo smentire? No. Non l'hai mai detto? Non l'hai mai detto. A posto. Infatti non volevo... No. Non ho mai detto che non mi piacciono. E infatti. Non ci mancherebbe altro. Anzi... E... ci sta, l'abbiamo fatto. Mi sono scordato qualcosa, vedi un attimo. Pietro Castellitto, grazie mille di essere venuto con noi in trasmissione. Non va bene così, te lo dico.